Apertura del Salone dell'Auto di Parigi 20 e 24. Gli stand sono pronti, qualcuno ancora in preparazione, ci sono alcune auto coperte. Già questo qui è uno stand interessante, quello di Mobilize, dove abbiamo Microcar, questa è la Bento, veicolo commerciale. Invece questo è un oggetto, sempre una Microcar, con le porte che si aprono, scissor blade, come la Bento è una derivata. E questa è Microcar da città di design abbastanza wow, porte e finestrini, in alcune versioni aria condizionata, e queste sono le specifiche. 161 km di autonomia, si può guidare almeno per la Francia a 14 anni, quindi è probabile che con questo limite 80 per l'Italia ci sia una versione diversa, poi andremo a chiedere. E climatizzazione, carino la chiave digitale col keyless entry oppure con lo smartphone se possibile. E questo è, diciamo, la rivale un po' più figa della Citroen Ami. Proseguiamo il nostro mini giro iniziale. Proseguiamo questo piccolo giro iniziale con, qui c'è lo stand di Kia, dove c'è la Kia EV3 che noi abbiamo provato in anteprima circa un mese fa a Seul, SUV elettrico, autonomia fino a 600 km, compatta, linee, diciamo, distintive. Tra le novità di Kia invece c'è il Concept PV5, che è, diciamo, la risposta di Kia al bully di Volkswagen. Linee affilate, muscolose, fino a una certa simpatia da fantascienza quasi. Questa è l'area, diciamo, Renault, perché abbiamo Mobilize, come ho fatto vedere prima, Renault, dove c'è la stellina del salone già acclamata, e qui c'è Alpine Autosportive, dove, venite con me che ve la mostro, c'è la nuova Alpine A290, che altro non è che la versione pepata e potenziata della Renault 5, però solo a vederla fa un certo effetto. Passiamo di qua, eccola lì. Ma sullo stand di Alpine c'è anche un'altra cosa che è veramente wow, la 390 Beta. Sembra essere uscito da un film di fantascienza, l'auto è super affascinante. E il concetto di Alpine, gruppo Renault, bellissima la firma luminosa nel logo, di auto sportiva di nuova concezione, ovviamente full electric. Dall'altra parte invece c'è, nascosta da un telo, la gran regina del salone, almeno stando a quello che abbiamo visto anche a livello di concept, la Renault 4 elettrica, che poi andremo a vedere nel più ampio dettaglio. Cioè, la Renault 4 è coperta perché è uno dei momenti di reveal. Comunque da questa installazione potete iniziare a capire com'è. Salone dell'auto di Parigi 2024. Please. È così, è un casino. Dai. Salone di Parigi 2024. No, facciamo una. Renault 4, dicevamo. De Meo, Luca De Meo, il presidente, il numero uno di Renault, l'ha definita la grande sorella di Renault 5. Sì, perché segue questo corso appunto indicato da De Meo su riportare su strada i veri modelli iconici del marchio francese. Torna dopo
60 anni, e lo fa con uno stile forse meno collegato al passato, come è successo con la Renault 5, ma ovviamente lo fa con una piattaforma dedicata solo ai motori elettrici, due tagli di batteria, autonomia fino a 400 km e una caratterizzazione da crossover compatto, è lunga poco più di 4 metri. È un po' la versione SUV della Renault 5. Esatto. Oggettivamente la macchina è bella, fa meno effetto wow rispetto alla Renault 5, nel senso che si nota che ha qualcosa di già visto, ricorda il modello del 61, tra l'altro la Renault 4 è la macchina che ha attraversato tre decadi, esatto, dal 61 al 91. E questa versione elettrica in realtà è un SUV compatto di segmento B. E vista dal vivo devo dire che mi è piaciuta di più rispetto che rispetto in foto. Alle foto. Vista dal vivo ha più richiami con la storica R4, e anche se non deve essere tutto un ritorno al passato, ha una sua personalità forte, a partire da questa altezza da terra, come si nota che è stata tirata su, aumentata, e si posiziona esattamente tra Clio e Captur, è 9 cm più lunga di Clio e 9 cm più corta di Captur, che tra l'altro però fanno parte della lineup termico ibrida, quindi esatto, questa basata sulla piattaforma Ampere Smola, MPR Smola, esatto, e un altro filone della casa, cioè quello del full electric. Sì, però proprio per però gli mancava a Renault questo posizionamento, e con lei va ad aggiungersi a R5, auto, come abbiamo già detto più volte, dal probabile successo planetario, passami il termine, sì, perché lo stile... Beh, tieni conto che è già la terza o la quarta più venduta prenotata in, esatto, Francia. E anche qui credo che la vettura possa avere buone possibilità, perché finalmente macchina elettrica equivale anche a uno stile personale. Tra l'altro la vettura, come dicevi tu Simon Luca, si colloca in un segmento strategico, che è il segmento B SUV per la precisione, che il segmento B SUV elettrico è quello dove ci si aspettano i numeri veri, perché abbiamo una dimensione da città e dei costi, passatemi il termine, umani. Con chi andrà a competere Renault R4? Andrà a competere con Aceman, la nuova Mini Aceman, con Avenger, con Jeep Avenger, un altro competitor di assoluta importanza, e qua i numeri finalmente ci potranno essere, perché ha autonomie fino a 400 km, che per un'auto da città è va più bene, che sufficiente, due tagli di batterie 40 e 52, con prezzi in grado di tenere il listino, il prezzo d'attacco competitivo, e uno spazio a bordo da auto da tutti i giorni. Ovviamente adesso appena potremo vederla anche dentro, è un'auto dentro molto furba, pensata come era la vecchia R4, qui Mario ti lascio la parola. Pratica, facilmente lavabile, pulibile, a prova di bambini, di cane, spazio a bordo. Poi c'è la guida alta, non nascondiamo, piace. La guida alta è il motivo di scelta di quasi tutte le macchine adesso. Quando guidi una vettura a SUV crossover a guida alta, poi tipicamente non si torna indietro. Ecco, dal posteriore il richiamo è molto forte. Cioè, è molto forte, ve la faccio vedere. Abbiamo, a partire da questo faro che ricorda tantissimo la storica Renault 4, e anche l'altezza da terra, sono 18 centimetri. Questa altezza da terra può sembrare una cosa è a prova di buche di Roma, è a prova di buche di Roma, di Milano, da gita al fine settimana, insomma è un'auto pensata per essere usata. Se ora vogliamo spostarci, lei invece è la nuova Twingo, e la nuova Twingo che ricorda tantissimo la Twingo del
passato. Originale, quella che Beppe Grillo definì un buon dì, poi ebbe un successo il planetario. Il buon dì. Ora, adesso camminiamo un po', così vi facciamo vedere. Intanto la fila, vabbè. Ecco, va detto che la Renault 5 è... la Twingo è un concept, quindi è un concept definitivo, quindi probabilmente la vedremo così. Sì, come R5, come il concept R5 era praticamente uguale a quella di serie Twingo, anche qui abbiamo un lungo serie di richiami, una forma che troviamo anche sull'anteriore, a parte le maniglie iconiche. Siamo stati sgridati come al solito dalle mani, dall'illuminazione alle maniglie, allo stile, a Buondì, citando appunto il comico genovese. La vettura però ha una sua grande personalità, e chiudiamo questa carrellata di modelli Renault con lei, la Renault 5. Vediamo di passare davanti. Passiamo. Ma in fondo c'è un'altra cosa interessante. Esatto. Però, Che cos'è? Aspetta, ne parliamo tra un secondo. Facciamo le robe quasi ordinate. Va bene. Un momento di razionalità, Pini. Eccoci qua. Renault 5. Renault 5 è questa versione Roland Garros, il classico loro top. Quest'auto qua credo che diventerà veramente l'auto elettrica compatta più venduta. Per quale motivo? Perché è bella, perché ha personalità, perché è un richiamo del passato per chi l'ha vissuta da giovane. Guarda, Simon, da giovane, perché io sono un antico boomer, ma tu non sei un ragazzino. Però questa macchina noi l'abbiamo guidata 2 settimane fa in anteprima dedicato ai membri del Caro Dei. E la macchina è la tipica macchina, è una macchina elettrica che scegli non perché perché è elettrica, ma perché è cool. Esatto. E per parafrasare l'antico slogan del suo principale competitor, è una macchina che piace alla gente, che piace. Esatto. Cioè, cool, modaiola, e con tanti richiami alla Renault 5, degli anni 70, del 73 per la precisione. Mentre volevo farvi vedere che nella Renault 5 abbiamo detto tutto, ho preso dei dettagli come anziché la presa d'aria ha questo display per indicare la carica, una serie di cose interessanti. Volevo fare un giro e zoomarvi sul muso della Twingo, che è lei reinventata, la Twingo 4.0. Ora però vi facciamo vedere, andiamo con un po' emblema, eccola qua, questa è un'auto che racconta un po' come Luca De Meo intende intende vivere e affrontare la parte di elettrificazione e di transizione energetica, energetica. Macchina, che è un concept, ha una peculiarità: ha l'obiettivo di ridurre le emissioni globali del 90%, ma non allo scarico, a tutto, dalla culla alla tomba. Esatto. Nell'intero ciclo di vita, che questo dall'idea della vera sostenibilità. Tra l'altro noto qualche similitudine con l'Alpine A390. Esatto, che andiamo a vedere di là. Proseguendo la nostra carrellata nel padiglione che è dominato da Renault, qui abbiamo la principale novità di Dacia, che stanno lucidando come sempre. Quando noi cerchiamo di fare le foto e video ai saloni, c'è sempre qualcuno delle spolvera. Però l'altro abbiamo una esposta. Tra l'altro rigandola. Ovviamente, anche spesso. Esatto, che mi viene male. Vai. Eccola qua. Eccola Bigster. Ci parli di Bigster? Sì, Dacia Bigster è come Dacia intende affrontare il segmento D. No, C, ti contraddico. Allora, aspetta, rifacciamo. Perché C? Dacia Bigster, questa è un'altra novità del salone, anche se l'abbiamo vista settimana scorsa, l'hanno leggermente anticipata. Rappresenta
un modello inedito per la marca rumena del gruppo Renault. Esatto, è un modello veramente importante perché con una lunghezza di 4,57 m apre il marchio Dacia a un nuovo segmento di clienti. Quale tipo di clienti? Quelli che reputano piccola la Duster. E come l'ha fatto Dacia? Lo ha fatto a modo suo, ovvero stessa piattaforma allungata, con un passo leggermente allungato e un'auto fino a 7 posti, con tutta la solita tradizione Dacia. In più è una Dacia ibrida con, esatto, un full hybrid 4 cilindri 1200 che abbiamo già visto su altri modelli del gruppo Renault, come per dire Captur, ma anche Duster, però qui è portata a circa 10 cavalli in più. Esatto, che 145, 155, un po' di coppia mi pare anche in più, ed è full hybrid, una macchina che ha nel suo DNA l'idea di consumare e costare poco, e c'è anche la versione AGPL. GPL, c'è anche la versione AGPL che in Italia è un'auto che ha sempre successo. Tornando alla vita di tutti i giorni, come si può anche notare dalla dimensione, grazie ad un passo da 2,70 m si viaggia molto comodi in 5 e dietro si caricano 667 litri, cifre molto importanti. Sì, da segmento di categoria superiore. Esatto. Il tutto, ancora i listini non sono stati comunicati, ma a prezzi concorrenziali che si traducono a benzina meno di 25.000 euro e ibrida meno di 30.000 euro. Trovatemi voi un altro SUV. Che vuol dire 27, 33, sì, 35. Okay. Però i prezzi sono molto... I possono prezzi essere convenienti, ben inteso si tratta sempre di bei soldi, e non si discute. Però questa è una macchina da famiglia, concreta, razionale, e che va a no frills, però gamma, con tutto quello che serve. Ad esempio dentro c'è, adesso non si vede lo schermo, ancora questo schermo eccetera, con i supporti per lo smartphone, le clip per attaccare accessori, tutto quello che è dato. Vediamo se riusciamo a entrare nella Bigster qui, vediamo se è aperta. Sì, sono stati anticipati. Va bene, ok, okay. Vai. Eccoci qua, eccola qui col suo bel classico supporto smartphone. Esatto, di Dacia. Classico supporto per mettere il vostro smartphone, doppia strumentazione, plastiche per chi ama toccare, belle, perché questa belle, parte ma è belle dure, questa quindi dura, ma è quello che si aspetta il cliente Dacia. Io se salgo su una Dacia non voglio la plastica morbida o quant'altro, voglio un'auto fatta bene, rifinita con cura, tra cui vi faccio vedere una novità: il tetto apribile in vetro, cosa che se ci pensate fino a qualche anno fa su una era Dacia riservato, sembrava impossibile. Infatti ha tutto quello che serve, ovviamente traction control, il sistema con i diversi, questa è la versione manuale, ovviamente manuale, la ibrida è automatica, però insomma dietro c'è lo spazio. Qui, ecco, guardate, portoggetti a scomparsa. Anche qui vi faccio una prova entrando ci dentro. Per quale motivo? C'è veramente tanto spazio. Io sono al solito diversamente alto, 1,75 m, quindi è la tua macchina. Però c'è molto spazio. Per chi come me ha due figli piccoli, vi faccio vedere la roba più importante. Io ti ricordo sempre che meno roba porti, meno devi scaricare. Allora, tranne queste veramente regole della vita, qui c'è tanto spazio. Questa è la versione 4x4 con addirittura la ruota di scorta che non si vedeva dall'89. Abbiamo luci solito, ecco, e questi qui sono i sistemi a clip, esatto, che si possono prendere, adesso non glielo sposto, ma e non può glielo suonare in altri posti. Esatto, ha tutto quello che c'è sulle categorie superiori, sì, tipo l'apertura
a distanza con un comando meccanico per abbattere i sedili. Ovviamente il portellone è manuale, ma ce ne facciamo un'ampia ragione. Vivere senza, e complessivamente avevamo il dubbio che con quest'auto Dacia potesse saltare di categoria di posizionamento, come è successo con altri marchi tipo Skoda, dove i prezzi sono diventati più alti perché più premium, eccetera. Qui invece è sostanza e concretezza. Esatto. Vorrei fare un parallelo. Eredita quei concetti che erano, fatemelo dire, della compianta Ford, di quando Ford faceva la Mondeo e la Escort Station Wagon. Proprio su Ford direi di chiudere questo video e di passare allo Stand Ford. Andiamo allo Stand Ford.